Buongiorno, benvenuti alla zuppa fatta in macchina di Leo. Ciao Leo, buongiorno. Tutto a Buongiorno a posto? tutti, tutto bene, grazie. Bene, bene, bene. Leo sta qua che sta guidando, quindi stiamo sereni. E, allora, che cosa è successo oggi sui giornali? Scusate l'ora, un'oretta un po' più tardi rispetto al solito. Insomma, arriva l'esploratore, così si chiama colui che da domani, o colei, perché pare che secondo i giornali potrebbe essere presidente del Senato la Elisabetta Casellati di Forza Italia, insomma, potrebbe essere lei la donna che prende il mandato per esplorare e scoprire qualcosa che il Presidente della Repubblica non ha scoperto. Noi non abbiamo ancora scoperto che senso ha avere un esploratore se il più grande esploratore di tutti, cioè Mattarella, non è riuscito a trovare neanche una pepita nella miniera, si fa così per dire, della politica italiana. Però sono i riti della politica, comunque qualcosa dobbiamo fare e questo è molto semplice da sintetizzare oggi, nonostante i giornali abbiano pagine e pagine sull'esploratore, l'esploratrice, il preincarico. La cosa è semplice perché il Movimento 5 Stelle ha posto un veto su Forza Italia, se no il governo sarebbe stato fatto. D'altra parte la Lega ha posto un altro veto sulla Partito Democratico, se no il governo sarebbe stato fatto, e dall'altra parte ancora il Partito Democratico ha posto un veto su tutti. Io non governo perché ho preso una batosta simile, nella cintura la devo mettere, e in questo momento non ce l'ho, ma c'è Leo che sta praticamente parcheggiando, quindi siamo a posto, vero Leo? Sì, stiamo Bene, bene, parcheggiando. benissimo, benissimo. Allora, andiamo avanti prima che mi facciano la multa. Oggi intervista di Maurizio Caverzan sul Libero a Cairo, dice: non sono il terzo uomo tra Di Maio e Salvini, come tascono le candidature? Beh, d'altronde a un certo punto, vi ricorderete, in televisione è nata la candidatura, per dire, della Polverini. Ma chi era la Polverini? La segretaria di un sindacato che prima di lei e dopo di lei non esiste più, l'UGL, il famoso sindacato di destra, che è esistita soltanto per il suo ruolo televisivo. Anche Cairo potrebbe esistere, d'altronde, come Berlusconi, soltanto per il suo ruolo, diciamo, di grande editore. Mettiamola così, sì, Silvia, zuppa on the run. Per la politica, insomma, non c'è altro da fare che aspettare domani e le esplorazioni del Presidente della Repubblica. Oh, vai piano qua, se no ci fanno la multa. E all'anima del parcheggio. Riguardo l'altro grande tema di giornata è la Siria. La Siria, in questi minuti, mentre stiamo parlando con voi qua in auto, cosa sta succedendo? Che Macron è al Parlamento europeo e fa il discorsetto che gli hanno scritto i suoi bravi ghostwriter: no ai populismi, no alle democrazie autoritarie. Che intendeva Orban come se una democrazia, se ottiene un presidente del Consiglio che a lui non piace, è per definizione autoritaria. Beh, insomma, mi sembra un po' ridicolo quando c'è l'altro e definirlo sempre l'autoritario. Ma comunque, mentre Macron fa il fighetto lì in Parlamento europeo, succede una cosa molto strana, e cioè che Trump, come sua abitudine, lo prende per i fondelli, perché Macron aveva fatto lo sbruffone, aveva detto: ah, ho convinto Trump non solo ad andare in Siria a bombardare con i missiletti. E tra poco vi farò leggere sul sito nicolaporro.it uno straordinario pezzo di Antonio Martino, una delle fondatori di Forza Italia, ministro degli esteri che conosco bene e ministro della difesa. Cosa ne pensa un atlantista, amico degli americani, degli israeliani, come Antonio Martino? Tra poco sul sito nicolaporro.it, il vero sito che dovete seguire. Ma continuiamo sulle vicende dei giornali. Cosa diceva, insomma, Macron? Ho convinto Trump a rimanere in Siria. Passano 2 ore e Trump dice: ma che sei scemo? Non hai convinto nessuno. Io in Siria voglio portare via tutti quanti i nostri. Prima che parta, eccolo qua. Voglio mettere tutti i nostri soldati, li voglio portare via da quella riva del fiume dove si trovano e per il quale debbono essere evacuati il prima possibile. Andrea Bonanni dice che Macron, lo stesso che l'avevamo dipinto, quel mitico Macron, il grandissimo Macron, l'uomo che avrebbe salvato l'Europa, come Peter Sellers, lo dice, che è un film che io adoro, in Hollywood Party, quando inciampa, cade, vi ricordate in quella casa del produttore americano, ne combina di tutti i colori? Ecco, Macron come Peter Sellers, questo è il livello a cui i giornali descrivono il salvatore dell'Europa, che soltanto fino a ieri celebravano come l'esempio da seguire. Molto divertente la storia di Dibba, secondo il Corriere della Sera, che è il vero Di Battista, il vero uomo del movimentismo 5 Stelle, cioè quello che parla alla pancia della gente dicendo che Berlusconi è un animale. E chi poteva stare con lui? Beh, Ennio Lanutti, il peggiore difensore dei consumatori, che difatti è diventato senatore,
si è preso il suo stipendietto, perché a difendere i consumatori doveva vendere i suoi giornaletti alle grandi aziende, se no non ci riusciva. Lannutti, il senatore Lannutti, avete idea? Quelli che in realtà hanno fatto del loro ruolo una palestra politica. Bisognerebbe chiedere a questi signori perché sono diventati senatori con il consenso finto delle televisioni e delle consumatori che non hanno. Vabbè, comunque lasciamo perdere. Il molto bello Luciano Capone, come sempre, da leggere sul Foglio oggi, perché che cosa scopre Luciano Capone? Che è cambiato il Movimento 5 Stelle. È cambiato! E Nicola, mia nipotina, dice, ma zio è in multa. Chi è? Chi sta arrivando lì? Cosa abbiamo? Un cambio. Bene, allora, la cosa fondamentale che vi stavo raccontando è che Luciano Capone sul Foglio oggi che cosa dice? Che il Movimento 5 Stelle ha cambiato il suo programma, e lo ha cambiato quando? Dopo la vittoria alle elezioni. Si è moderato in politica estera, si è moderato nello sviluppo economico, insomma racconta una storia del Movimento 5 Stelle che è molto diversa rispetto a quella del programma democratico scelto dai loro uomini e dai loro iscritti sulla piattaforma Rousseau. C'è uno con una moto che ha fatto una pinna altro che la mia cintura. L'hai vista la pinna che si è fatto quello? Sì, non si vedeva dagli anni 80 uno che pinnasse in moto. E, finché non metti la cintura non ti ascolta nessuno. E non rompete le balle con sta cintura, dai! Ho finito! Volete che smetto? La smetto subito! E sapete come la smetto? Non con la cintura. Madonna, un popolo di cinturati. Qual è l'ultima cosa che fanno? Libera. Ecco, io vorrei essere arrestato dal procuratore e poi salvato dal jeep, come è avvenuto in Sicilia per la nave ONG della spagnola. Sapete che è successo? La nave ONG spagnola, invece di seguire le leggi italiane e quello che gli diceva la Guardia Costiera italiana, aveva preso delle persone in mare, va bene, aveva salvato delle persone in mare, anzi in realtà erano su un gommone libico in terre libiche, dice la Guardia Costiera, lascia le libici, e non li lascia, portali a Malta, e non li porta a Malta perché li porta a Pozzallo in Sicilia. Il procuratore di Catania li indaga duramente e sequestra la nave. Un altro procuratore, un altro jeep, un altro giudice a Ragusa la proscioglie, dice che non ci sono i reati, le associazioni a delinquere, tutte le cose che aveva previsto il procuratore di Catania. E sapete qual è il motivo? Perché le leggi italiane le hanno violate, in effetti, ma le hanno violate, amici miei, sapete perché? Perché erano in uno stato di necessità, dovevano salvare delle persone, era l'unico modo per salvare le persone, presumevano che se le avessero dati ai libici dunque non si sarebbero salvati. Questa è la prima presunzione. La seconda cosa è, secondo voi quei magistrati sono così indulgenti magari con uno di noi che in casa spara perché per legittima difesa si deve difendere da qualcuno? Ci prosciolgono subito? Ci mandano subito a casa? No, la legittima difesa, cioè quando noi ci difendiamo da un terzo che entra in casa nostra, beh, quella è tutta da dimostrare che noi non abbiamo esagerato. In questo caso invece non è da dimostrare che ha esagerato una nave a violare le regole italiane che ci siamo proprio dati, perché navi di quel tipo non portassero in Italia gente che hanno recuperato nelle acque territoriali non italiane. Talmente semplice da capire che capirete anche voi come in realtà Saviano e tanti altri sono d'accordo con il procuratore col giudice che ha assolto questa ONG spagnola, e molti come me, come il sottoscritto, pensano invece che se continuiamo così ci riempiremo di clandestini, questa è la parola giusta, che non entrano in Italia per trovare un lavoro o per trovare una salvezza dalla loro condizione, ma semplicemente per cercare una terra dove avere più fortuna, anche facendo crimini e soprattutto intasando un sistema come quello nostro del welfare, che non può più sopportare nessuno. Facile? Bene, Ragusa è un enclave, dice Mario, un enclave è Movimento 5 Stelle anche in precura, questo non lo sapevo. Comunque sia, insomma, mi sembra di capire che questa vicenda della nave ONG non è finita qua, un po' come il caso del capitano Scafarto e della Consip. Oddio Alberto, sì, ma la cintura, ma che te ne fotte a te? Alberto, che te ne fotte a te? Colonna. Va bene? Che te ne fotte a te? Qual è il problema della cintura? Onestà, onestà, onestà? Me ne fotto. Ciao.